Buongiorno a tutti, sigla. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale di Teosian. Oggi si parla di un film italiano che potete trovare in sala, solo al cinema, e il film è Freaks Out. Prima di iniziare, come al solito, però, vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina delle notifiche, mettere mi piace se il video vi piace, mettere non mi piace se il video non vi piace e seguire la pagina Instagram Requiem for a Film, in cui postiamo tanti contenuti a tema cinematografico molto interessanti. Dai, direi di iniziare subito. Allora, Freaks Out. Freaks Out, che film è? Di cosa stiamo parlando? Si parla di un film italiano, diretto da Gabriele Mainetti, regista anche di Lo chiamavano Gigolo Bo, che diciamo è riuscito a, secondo me, con successo, a portare in scena una storia molto particolare, molto fantasy, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, in maniera sublime. Nel senso che si tratta di un lavoro, insomma, col budget che è stato incredibile. Perché di che parliamo? Diamo un po' di contesto. Freaks Out è un film italiano, appunto, come dicevamo, che ha un budget di 14 milioni di euro. 14 milioni di euro per un film italiano sono tanti, ovviamente. Però se noi lo rapportiamo alla tipologia di film e a quanto un film del genere avrebbe avuto oltreoceano o in altre parti del mondo, ecco, 14 milioni di dollari sono niente. E qui non si è sentita per niente, diciamo, questo budget molto ristretto. Perché? Perché Gabriele Mainetti, in maniera molto sapiente, è riuscito a coniugare molto bene alcune scelte di regia per mostrare quello che erano riusciti a realizzare, come le scenografie che sono meravigliose, come alcuni effetti speciali che sono molto belli, ad alcune, diciamo, cose che ovviamente il budget non poteva fornire in maniera buona, diciamo, usando una regia, evitando di inquadrare magari in maniera troppo aperta determinate cose, o comunque dando un po' un'aura di mistico, di fantasy, di finto ma bello, che quindi, diciamo, rende molto gradevole allo spettatore quello che sta guardando. Quindi, secondo me, c'è stato un sapiente uso della regia, della macchina da presa, da parte di Gabriele Mainetti, di tutto la crew che ha lavorato al film, che hanno permesso a questo film di avere un bellissimo impatto visivo, bellissimo impatto narrativo proprio a livello di tecnico, a livello tecnico, tant'è che più volte in sala io e gli amici con cui siamo andati a vederlo ci siamo guardati e abbiamo detto: cavolo, non sembra per niente un film italiano, sembra un film americano, ovviamente nell'accezione positiva del termine. Ok, quindi Freaks Out dal punto di vista visivo, dal punto di vista proprio tecnico, per quanto mi riguarda è estremamente promosso. Dal punto di vista poi narrativo, il film è praticamente una fiaba, una favola che racconta di questi freak durante appunto la Seconda Guerra Mondiale che si esibivano in un circo gestito da Israele, ovviamente persona ebraica, che gestiva appunto questo circo e teneva come un padre a tutti questi freak che in questo film, oltre ad avere un aspetto magari un po' bizzarro, hanno anche dei poteri sovrumani che ricordano un po' quelli degli X-Men, ok? E questi, diciamo, dopo determinati avvenimenti si ritrovano a dover combattere o comunque a scappare dai nazisti. Nazisti tra cui spicca un certo Franz che è uno che ha anche lui un circo, molto molto bravo tra l'altro, l'attore che lo interpreta, davvero davvero top, insomma è un attore incredibile, che ha appunto anche lui dei poteri, ovvero lui riesce a predire il futuro e in più ha sei dita per mano. Lui è conosciuto, è molto apprezzato dai tedeschi perché lui riesce a suonare il piano in maniera incredibile, perché oltre ad avere sei dita per mano, quindi riuscire anche ad arrivare a note che normalmente sarebbero imprendibili, riesce anche appunto a predire il futuro e quindi lui suona musica molto più moderna rispetto agli anni 40, quindi abbiamo ad esempio delle cover di canzoni che per noi sono contemporanee o quasi, ma che ovviamente all'epoca non erano ancora uscite, e questa è una bella chicca per inserire musica pop all'interno di un film ambientato negli anni 40. La forza del film dal punto di vista narrativo quindi risiede proprio nella caratterizzazione dei personaggi, sia del cattivo come vi dicevo, ma anche dei freak protagonisti. Abbiamo infatti Matilda, che è poi alla fine la protagonista del film, che ha un potere molto particolare e che non vi sto qui a raccontare, che è molto, diciamo, pericoloso per chi la circonda e per chi viene a contatto con lei. Poi abbiamo il personaggio interpretato da Castellitto, che è il personaggio più simpatico all'interno del film, che lui praticamente controlla gli insetti
E poi abbiamo anche il personaggio interpretato da Claudio Santamaria, che è visivamente fantastico perché lui è completamente ricoperto di peli, ricorda un po' Chewbacca. Abbiamo poi anche altri personaggi che andremo ad approfondire, tipo sempre tra i freak protagonisti abbiamo un uomo che si chiama Mario, bassino, molto forte dal punto di vista espressivo secondo me, e che lui praticamente attira i metalli, o comunque riesce a controllare i metalli, una sorta di magneto. Lui mi ha fatto scassare in più occasioni perché lui è particolare, ha una caratterizzazione molto dolce, molto tenera, poi starete a vedere nel film, ecco. Detto questo, oltre ad una caratterizzazione dei personaggi abbiamo anche una storia che è molto fiabesca, molto favola, e questo ci permette di passare sopra ad alcune ingenuità nella scrittura che ci sono, ed è innegabile che ci siano. Ad esempio, ci sono i personaggi che ogni tanto si lasciano e poi si rincontrano in maniera completamente casuale, o comunque con molta fortuna. Ecco, Roma è una città molto grande, lo sappiamo tutti, e beccarsi con quei tempismi è praticamente impossibile. Però, e avendo questo film un'atmosfera molto fiabesca, molto da favola, ci si passa sopra a questi difetti, secondo me, perché tutto quanto sembra etereo, nonostante abbiamo diversi sprazzi di violenza, nonostante ci siano dei riferimenti storici come la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo anche persone che hanno poteri, e proprio tutta l'atmosfera che si respira è, come dicevo prima, molto fantasiosa, e questo, diciamo, aiuta moltissimo il film in queste dinamiche a livello narrativo, che altrimenti me l'avrebbero fatto, non dico bocciare, ma quasi, nel senso che in un contesto molto realistico probabilmente quelle mancanze di spiegazioni, quelle sorte di buchi tra questi incontri, probabilmente mi avrebbero fatto storcere molto di più il naso. Detto questo, il film rimane comunque un ottimo film di intrattenimento, e il film secondo me è consigliatissimo a tutti gli appassionati del cinema di supereroi, ma anche di quelli che magari hanno apprezzato film molto fiabeschi. Ad esempio, se vi è piaciuto il Pinocchio di Matteo Garrone, vi piacerà sicuramente anche questo film, come vi piaceranno tutti quei film un po' ambientati negli anni, se vi piacciono quei film molto ambientati negli anni 40 durante la Seconda Guerra Mondiale, ma che non parlano mai strettamente della guerra, anche lì, qua secondo me l'ambientazione è molto curata e potrebbe piacervi. Diciamo che trovo difficile non consigliarvi questo film, anche perché si parla di un film italiano molto ambizioso, e diciamo che secondo me anche un minimo di patriottismo dovrebbe portarci ad andare in sala a guardare questo film. Detto questo, quindi direi che ci vediamo al prossimo video. Per me Freaks Out è non promosso di più, e dai, fatemi sapere se il film vi è piaciuto, magari qui nei commenti. Dai, ciao a tutti, alla prossima.